Non so quanti di voi siano a conoscenza del nuovo operatore virtuale On Mobile, seconda costola di Vodafone. Per tutti coloro che non ne fossero a conoscenza e per tutte le persone prive di vista che non ne fossero a conoscenza, sappiate che è proibito attivare la SIM online da parte di una persona priva di vista, non vedente, cieca, orba, chiamatela come volete, comunque da una persona priva di vista. Perché? Per la privacy, la grande stronzata della privacy che viene usata in Italia per rompere i coglioni. Quando serve la privacy non la si usa mai. Quando bisogna usarla per rompere i coglioni alla gente, la privacy entra in prima linea. Perché? Perché io mi sono fatto arrivare la SIM tramite la posta online a casa, appunto. Ho fatto la mia bella richiesta online, ho mandato i documenti scansiti. Come richiesto, tutto a posto, arriva la SIM. Quindi io torno dalla mia breve vacanza, bello bello, la SIM mi è arrivata lunedì e stamane ho detto, bah, che mi attivo la SIM. Me l'attivo con la procedura di videochiamata online. E chiaramente mi sono munito di una persona normo dotata, diciamo non priva di vista, non orbeggiante come me, insomma una persona che vede, per darmi una mano nell'attivazione perché sapevo che occorreva l'occhio, perché nell'attivazione online tramite videochiamata viene poi richiesta l'inquadratura in tempo reale del documento di identificazione e dell'appartenente al documento. Quindi chiamiamo il servizio con questa persona, l'operatrice mi fa attendere 2 o 3 minuti e poi mi dice: non posso procedere all'identificazione dei suoi dati perché con lei c'è un'altra persona. E quindi questa persona giustamente dice: io me ne vado anche. Ma poi come la mettiamo con l'inquadratura del documento? Mi dispiace, dovrebbe andare in un centro attivazione perché online non possiamo attivarla. Va bene, grande stronzata. Allora io, essendo un tipo abbastanza impulsivo, ho detto all'operatrice, anche se lei non c'entra nulla, l'operatrice, che questo servizio è una merda, perché di fatto è una merda. E perché, voglio dire, per questo tipo di necessità eventualmente la si poteva studiare un pochino diversamente. Oppure i signori gestori di OnMobile non fanno niente meno che scrivere 2 righe sulla propria pagina dove si dirottano le persone prive di vista, non vedenti, orbe o cieche, a non procedere con l'attivazione online, ma bensì a recarsi presso un punto vendita. Poi la minchiata della privacy andate a raccontarla a qualcun altro, perché è vero che la privacy esiste, ma è vero che in Italia viene usata solo per rompere i coglioni alla gente. Perché siamo tutti controllati, tra un po' sanno anche quante supposte uno si mette quando è raffreddore e in che modo se le infila. E poi quando tu, perché è una persona alla tua stanza e ci sei tu presente, quindi sei inquadrabile, non vieni autorizzato a un'attivazione. Ma se c'è una persona nella mia stanza, vuol dire che ce l'ho messa io. È nella mia stanza. Ci sono io che ti parlo, che ti testimonio che è così, e non è che qualcuno mi mette sotto tortura per
attivare una sim, voglio dire, dai, su, scendiamo un po' dal pero, coglionazzi di On Mobile, su, non mettetela giù così. Comunque non sono gli unici che precludono un certo tipo di autonomia da parte delle persone orbeggianti, ma a tal proposito volevo aprire anche una piccola parentesi sulle televendite. Carissimi organizzatori di televendite, inutile che rompete i coglioni e dite chiamate il numero che è in sovraimpressione, che è in sovraimpressione, che è in sovraimpressione. Avete rotto le palle con il sovraimpressione. Dite pure che è in sovraimpressione, ma perché non può vedere la vostra cazzo di sovraimpressione, date pure il numero come si faceva una volta o come fanno in alcune televendite. I Lombard noto che lo fanno molto poco, cioè le televendite che vedo qui io in Lombardia, col cazzarola che dicono il numero, sempre con sto rompimento di balle della sovraimpressione, che anche lì, se non c'è qualcuno che mi vede la sovraimpressione, col cazzarola che io mi acquisto, perché col cazzo, dai, diciamolo tranquillamente, col cazzo che io potrò acquistarmi un articolo sulla televendita, non potrò mai farlo. Quindi vedete che ci sono alcune incongruenze davvero elementari, non da paese politico civilizzato, ma da paese politico da asilo infantile. Sono prese di posizione adottate da aziende sotto non so quale criterio, sicuramente quando non sanno cosa dire tirano fuori la privacy, ma per favore diamoci una svegliata, cerchiamo di diventare mentalmente più elastici. E stamattina veramente quella di On Mobile è stata veramente una pagliacciata vissuta in diretta. Non so ancora se andrò a un punto vendita On Mobile a attivare la sim o se farò il reso, lo deciderò in questi giorni, perché veramente un'azienda così non mi meriterebbe come cliente, perché vuol dire partire con un cervello dirigenziale bacato, con delle menti che sono al vertice bacate, perché solo delle menti bacate possono precludere o non accorgersi che ci sia questa preclusione da parte delle persone prive di vista per un'attivazione online. Quindi sto ancora decidendo se compatirli e andare in un punto vendita attivando la sim o se mandarli a cagare e tanto il modulo di reso ce l'ho e fare il reso. Lo deciderò nei prossimi giorni. Vi prego di condividere questo video, di far passare la voce, di scrivere se volete qualche commento in merito anche sul vostro profilo Facebook, di fare un mazzo tanto a On Mobile perché se lo meritano. Buoni prezzi, buon servizio, per l'amor di Dio, ma possibilità di attivazione online quando ci sono dei disagi preclusa. Quindi ahimè, questa mancanza andrebbe a mio avviso messa a posto. Allora ripeto, diffondete, scrivete anche quattro righe sul vostro social network, voi personalmente, se non potete condividere questo video, se non volete condividerlo, se c'è qualche fruitore già di On Mobile che ha la possibilità di scriverlo addirittura nelle chat dell'app e ha voglia di farmi questo favore, lo scriva loro che sono una massa di coglioni proprio per questo motivo, vabbè, magari non proprio nello specifico così, ma insomma fategli capire che questa è una mancanza che andrebbe sicuramente risolta in qualche modo.
quantomeno avere la decenza di scrivere sul proprio sito che poi per l'attivazione online non la si potrà fare in autonomia, ma occorrerà in qualche modo recarsi a un punto vendita. Almeno scrivetelo, brutti ignorantoni del cazzo. Bene, con questo ho concluso il mio video di oggi. So che molti di voi saranno incazzati neri perché staranno rientrando dalle vacanze, molti saranno ancora più incazzati perché in vacanza non ci sono riusciti ad andare, molti saranno contenti di esserci andati, molti altri saranno contenti di non esserci andati. Ah, io che ce posso fare? Posso solo augurarvi tanta felicità. Condividete questo video e iscrivetevi tutti a Homobile, non solo per telefonare, ma anche per rompergli le palle. Ciao, buon weekend a tutti.